Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione di Sport Today che si apre parlando di calcio, dell'Ascoli in particolare, dove è stato presentato il nuovo direttore sportivo Amore e poi anche il nuovo direttore dell'area tecnica Auriemma. Ma vediamo il contributo della nostra redazione di Ascoli. Primo giorno da amministratore unico per Costantino Nicoletti, nominato ieri dal consiglio di amministrazione di Corso Vittorio Emanuele. Oggi al Città di Ascoli, prime due presenze inedite al centro sportivo. Si sono infatti presentati per la prima volta dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi Enrico Maria Amore, ex bianconero e futuro responsabile del settore giovanile, e Raffaele Auriemma, futuro nuovo direttore sportivo. Le loro cariche saranno ufficializzate nei prossimi giorni, atteso invece per fine mese la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel frattempo fa le valigie Vegnaduzzo, che ha chiesto alla società la rescissione del contratto senza dare troppe spiegazioni. Nei prossimi giorni verrà fatta probabilmente luce. Tifosi, i supporters bianconeri sono pronti a partire in massa per Perugia, già allestiti per la trasferta di domenica, ben 4 autobus, e probabilmente saranno molti di più. Prevista la presenza di almeno 500 tifosi allo stadio Curi di Perugia. Dal calcio al basket, sentiamo come sempre, dopo i risultati della Fileni, facciamo il punto, in questo caso dopo la sconfitta contro la Sigma Barcellona, coach Piero Coen. Sentiamo. C'è l'amarezza della sconfitta, e di fronte però abbiamo visto che avevamo una squadra veramente super attrezzata, soprattutto con un giocatore in grado di innescare tutti gli altri. E chiaramente faccio riferimento a Collins, che sapevamo era un giocatore di categoria nettamente superiore a quella che stiamo disputando. E infatti 9 assist, non tanto per i punti, perché li potevamo mettere in preventivo, ma i 9 assist che hanno innescato tiri facili ai compagni erano difficili in qualche modo da tamponare, perché quando, ripeto, si trovano di fronte i giocatori di quello spessore lì è tutto complicato. Rimane l'amarezza che comunque avevamo la palla ancora una volta per impattare, e purtroppo l'abbiamo persa un'altra volta. Da una parte, se vogliamo dire soddisfazione, non mi piace, però la constatazione è che è una squadra che comunque anche nelle difficoltà, quando trovi squadre così importanti, tieni duro fino alla fine, magari rischi anche di vincerla, perché insomma, ripeto, avevamo il tiro per impattare e poi per giocarcela. Però rimane il fatto che abbiamo perso. Abbiamo bisogno di costanza di rendimento, abbiamo bisogno che sia lui che Jukic ci diano di più, ma soprattutto siano più costanti nel rendimento, perché abbiamo costruito questa squadra dove abbiamo previsto che loro ci diano continuità di rendimento. Per cui Santiangeli ha fatto solamente il suo dovere, ma l'ha fatto un po' troppo tardi. Deve imparare a farlo per tutto l'arco della partita. Quindi responsabilità sicuramente quando subisci ce l'hai sempre, però bisogna dare merito anche a loro di essere stati veramente bravi, insomma, di non averci perdonato niente, hanno fatto, cioè veramente non ci hanno perdonato niente. Noi alla fine abbiamo preso anche tiri che, ecco, sembravano che entrassero e poi sono usciti, ma questi sono alibi che non mi piace neanche ricercare. Che dire, dividiamoci un po' le responsabilità tra colpe nostre e bravura loro. E facciamo invece il bilancio con i risultati del consorzio Ancon. Domani, come tutti i giovedì, in prima serata su ETV Sogno Anconetano. Intanto non è stato un weekend molto positivo per le marchigiane. Il CUS Calcio A5, CUS Ancona, nella settima giornata del campionato appunto di Calcio A5, è stato battuto 3-4 dal Lucrezia. In pallamano, ottava giornata, Teramo batte Luciana Mosconi 34-30. Chiudiamo con la pallavolo femminile di Serie D. Pugliese Candia batte 3-0 la Achifix Conero Planet, appunto per 3-0. Chiudiamo con un servizio che riguarda il settore artistico, in questo caso della Conero Roller, che si arricchisce di una grandissima campionessa. Laura Marzocchini difenderà infatti i colori della Conero Roller. Vediamo.
È tornata a casa Laura Marzocchini, la campionessa del mondo di pattinaggio artistico, è approdata alla Conero Roller di Camerano. Un passaggio materializzato nei giorni scorsi e che dà lustro alla società anconetana. Lei, 32enne, porta sui pattini l'esperienza e la stoffa del talento. Un campionato del mondo juniores vinto nel 96, in coppia con Matteo Cecchetti di Rimini, uno seniores nel 2007, in coppia con Enrico Fabbri di Forlì, poi una miriade di secondi e terzi posti, titoli europei e italiani. Allenamenti sacrifici soprattutto per quanto riguarda me, perché durante la carriera agonistica per 17 anni i miei allenamenti sono stati a Rimini e quindi comunque anche fatta di viaggi, tante spese, anche per i costumi, le coreografie, tutto, e in questo devo ringraziare soprattutto i miei genitori che mi hanno sempre seguito. Adesso invece Laura ha la maturità per tentare l'esperienza di allenarsi e portare qualcosa di sé nella sua Camerano. Accolta dal presidente ed ex campione di pattinaggio Alessandro Cola, attorno alla Marzocchini la Conero Roller ha costruito un progetto per i giovani, circa 150 le nuove iscrizioni, e stretto importanti collaborazioni su tutte con l'ex Iridato nel singolo Luca Dalisera, ospite della società, per due giorni di allenamenti per supervisionare il lavoro degli atleti e lavorare alle coreografie per Angelica Camerano. Veranesi, Yuriko Anselmi e Gianmarco Bonifazzi. Ho visto delle prospettive migliori, anche e soprattutto mi permettono di insegnare sia agli agonisti ma anche di seguire i più piccoli per farli crescere nel modo migliore per avere una carriera agonistica buona in futuro. Noi abbiamo un fortissimo gruppo avviamento e quindi tutti i ragazzi che vogliono praticare questa disciplina vengono da noi, sono felici di farlo nella maniera del gioco. Arrivati ad un certo punto però le strade un po' si scindono, perché molti si vogliono divertire, altri si vogliono impegnare in maniera invece molto più propositiva, anche con un impegno a livello di soldi e di tempo. Laura sicuramente con la sua grande esperienza da campionessa del mondo ci può portare un'esperienza decisamente superiore a quella che vantavamo fino adesso. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sport Today. A voi come sempre grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.